Diciamo che è nata nel 1981, con la morte di mio padre. Con tanti problemi economici volevo trovare qualche cosa di saltarcene fuori, di risolvere i problemi. E ho cominciato a fare meloni, pochissimi, in realtà un ettaro. E adesso siamo raggiunti 150 ettari in totale. Fare meloni non è tutto semplice, è tutto complicato, se vogliamo dire, perché è un lavoro che ti dà tante soddisfazioni, ma ti dà tanti dolori. Come in tutte le cose sono gioie e dolori. Diciamo che ti appassiona, diciamo che col supporto poi della famiglia, in modo particolare prima di mia moglie e poi dei figli, ho cercato di portare avanti un discorso, diciamo, complicato, perché non è facile, perché le ore di lavoro, perché gli impegni, perché la burocrazia, perché tutto un insieme di cose che fanno impazzire ultimamente, però ti dà tante soddisfazioni. Ammiro mio padre per i sacrifici che lui ha fatto, che lui mia madre hanno fatto. Si sa poi, insomma, le solite frasi fatte che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Mio padre è arrivato dove è arrivato con l'aiuto della propria compagna e in questo caso penso di dire anche con l'aiuto mio e di mio fratello. E il fatto di rimanere uniti, siamo arrivati adesso, come adesso, dove siamo, ecco. Dico grazie a mio padre perché ho visto crescere questa azienda. Ti senti onorato di avere tutto questo. Qualsiasi persona che viene qua ti fa i complimenti e quindi pensi al lavoro grande che ha fatto mio padre per questo. Ha fatto tanti sacrifici e a volte pensi chissà se io riuscirò ad essere come lui, perché non è detto e non è facile fare quello che ha fatto lui. All'inizio della mia storia sono partito con poche quantità, diciamo che all'inizio meno, poi mi sono messo a fare anche i mercati di notte. Praticamente lavoravo di giorno in campagna e di notte facevo col camion, facevo Bologna-Firenze. Poi è capitato che una sera ho toccato un guard light, è stato il campanello d'allarme che ho dovuto cercare di smettere di fare doppio lavoro, perché le ore non si trattava di 8-9 ore, si trattava di 16-17 ore al giorno. Di conseguenza un fisico, anche se sei giovane e forte, arriva un punto che la stanchezza e il sonno ti possono creare dei problemi. Poi ho cominciato con un autista e piano piano, insomma, ho cercato di gestire le cose stando a casa, perché con la manodopera e quant'altro ci devi essere, perché purtroppo la monovalanza non è specializzata, le persone si devono costruire. L'importanza della donna nel mondo dell'agricoltura penso sia importante, perché lo sappiamo che noi donne sappiamo gestire più cose, non si parla di superiorità. Bisogna essere anche un po' abili in questo per poter portare avanti un'azienda e la famiglia allo stesso tempo. Si pensa che una donna non riesca a fare quello che può fare un uomo, forse fisicamente, forse a livello di forza, però io ho avuto più occasioni da ventenne in cui mi sono sentita dire no, tu il mio camion non lo scarichi perché me lo rovini, quando invece ci lavoro, ci vivo giorno dopo giorno su un muletto, su un trattore, quindi penso di poter fare meglio di tanti altri uomini. I tempi vanno avanti in tutte le innovazioni e quindi va avanti anche i tempi in agricoltura, quindi ti devi modernizzare, devi tenere il passo e devi cambiare le macchine e devi essere sempre all'avanguardia su tutto, perché è quello che ti dà il punto in più rispetto ad altre aziende. Perché la tecnologia appunto va avanti anche nell'agricoltura. Bisogna fare questi passi, anche se è un mondo più difficile. Però ci proviamo, andiamo avanti e speriamo di riuscirci nel modo migliore. Spero che mio figlio faccia il mio stesso mestiere, poi quello si vedrà. Nel caso gli insegnerò qualsiasi cosa, come prima cosa da usare un trattore e come seconda cosa come coltivare il terreno e avere cura del terreno, avere amore del terreno ed essere fiero del lavoro che uno fa. Facciamo i nostri prodotti, la mettina. Va bene, riprendere. Cercando di quel po' che si è. Bravo Adriano! Top. Bravo! Grazie Adriano, era perfetto! Bravissimo! No, Adriano! Sì.
No, Adriano, sei stato bravissimo. Ma veramente bravo. Prossimo step, Grande Fratello Vittorio. Figo vero. In un'azienda all'avanguardia come questa, l'innovazione, Andrea, gioca un ruolo davvero fondamentale. Chuck. Che ci permette di lavorare con più precisione, che ci permette anche di avere bassi consumi. E quindi questa era una prova, ora facciamo un'altra. Mi serve un'altra. Manco Valeria Marini nel film famoso, ma no, larga, che si vedono tutti i prodotti. Cuocerli. Chuck. Azione. Eccoci, ma quante cose buone di questa terra straordinaria. Allora, raccontami un po'. Allora, guarda, abbiamo cercato di proporre qualcosa di alternativo. L'anno scorso, insieme al Brand New Holland, abbiamo lanciato un importante progetto che ci ha permesso di consolidare ulteriormente la nostra leadership nelle tematiche di sostenibilità. Infatti, l'obiettivo di Evoluzione Terra era quello proprio di sostenere alcune delle realtà agricole italiane che sono state particolarmente colpite dalla pandemia del coronavirus, con l'obiettivo ultimo di promuovere l'agricoltura. Agricoltura 4.0, agricoltura di precisione, agricoltura sociale, agricoltura biologica e di qualità, agroecologia e tutela del territorio. Sono questi gli ingredienti di Evoluzione Terra, che quest'anno diventerà un programma televisivo di 8 puntate in onda su Rai 1. È un'occasione irripetibile per mostrare le meraviglie del nostro bellissimo paese e dell'agricoltura che lo caratterizza. Attraverserete con noi l'Italia a bordo di un trattore blu, ovviamente un New Holland. E in questo tour vi porteremo in aziende che producono ortaggi, frutta, vino, olio, cereali, piante officinali, bioenergie e tanto altro. Tutto questo per mostrare la realtà e l'innovazione che caratterizza l'agricoltura italiana di oggi, senza mai perdere quella genuinità di chi produce cose buone. Le nostre storie del trattore diventeranno così un format televisivo per il grande pubblico della RAI, ma soprattutto un omaggio al lavoro degli agricoltori italiani, in particolare alle donne, che oggi vi ricoprono un importante ruolo. Una produzione unica nel suo genere. 8 storie, 8 trattori e 8 donne. Un viaggio affascinante, rispettoso dell'ambiente e della dignità umana. Vi aspetto domenica per una puntata speciale di Evoluzione Terra su Rai 1. Con il mio inseparabile trattore, stamattina sono giunto in Emilia-Romagna, terra di eccellenze enogastronomiche celebrate in tutto il mondo. Uno scrigno di tesori e di sapori che sono pronto a farvi conoscere assieme a una famiglia che non si è mai lasciata piegare dalle difficoltà. Buongiorno! Buongiorno, ben arrivato! Ciao Monica, Adriano, Andrea, come va? Tutto bene. Buona domenica, ben trovati! È davvero una bella avventura andare in giro per l'Italia e scoprire delle realtà agricole che fanno tesoro della tradizione, la applicano, la rispettano, anche se poi si mette il piede sull'acceleratore per naturalmente cercare di essere al passo coi tempi, quindi cercare di continuare con l'innovazione tecnologica. Certo, infatti la nostra famiglia è unita nel lavorare la terra e i prodotti con tanta passione. E questo ci piace molto. Io vorrei ora farmi due chiacchiere con il capossibile, con Adriano. Ci facciamo una passeggiata? Certo. Quando avevi 23 anni è iniziata la tua avventura, perché insomma è venuto a mancare papà e hai preso in mano le redini di questa impresa agricola, facendola poi diventare una realtà di eccellenza. È stato molto duro perché l'azienda era molto piccolina, le situazioni erano molto particolari e di conseguenza si lavorava di giorno e si lavorava anche di notte, perché abbiamo cominciato a fare meloni e si andava in mercato col camion, solo che una sera ho toccato i guardai e ho dovuto smettere, perché qua c'è da ammazzarsi. Diciamo che si facevano, non dico 24 ore perché è assurdo, però 17-18 ore al giorno. Sei contento che i tuoi figli stiano continuando la tua attività? Beh, è orgoglio personale.
indubbiamente, perché altrimenti non si farebbe quello che si fa, perché tuttora se partiamo alle 5 la mattina e finiamo alle 9 di stasera, tuttora. Perciò... Poi hai perso anche tua moglie qualche anno fa, quindi insomma questo è un modo anche per stare tutti insieme. Certo, quello che mi è successo, cercando di avere attività che tutti i giorni sono occupato mentalmente, fisicamente, mi passa il dolore che ho avuto. Senti, ora per essere un po' più allegri, sicuramente le nostre amiche a casa saranno curiose di sapere come si fa a riconoscere proprio la bontà di un melone quando vanno da fruttivendolo, che devono guardare. È molto difficile, però con qualche indicazione la posso dare. Innanzitutto sentire il peso del melone, che è una cosa molto importante. E questo è pesante, fammi vedere. Se è pesante vuol dire che c'è molto zucchero. Poi? Il colore della buccia, che deve essere un colore non morto, abbastanza vivo. E il picciolo, che deve essere la crepe, che serve per capire che se il melone è stato staccato al momento giusto. Le donne che rapporto possono, secondo te, dare all'agricoltura di oggi, quella di precisione, quella moderna, quella biologica, quella 4.0? E soprattutto che percezione hanno di una donna a capo di un'azienda agricola? Beh, il contributo che secondo me può dare una donna è tanto. Come in tutte le cose. Come in tutte le cose, le donne penso che riescono a saper gestire il lavoro e la famiglia. C'è un aneddoto, quando tu hai iniziato a lavorare, insomma, di questo rapporto maschio-femmina in un mondo molto al maschile. Beh, purtroppo sì. Quando mi si presentavano magari a casa camionisti, non volevano che gli scaricassi il camion perché avevano paura che glielo rovinassi. Glielo potessi rovinare. Muletto, no? Perché sì, io uso muletto, uso i trattori, uso un po' di tutto. Uso quello che usa anche un uomo in questo ambiente. Per noi è normale. Meglio, no? Forse anche meglio. Ti devo dar ragione. Grazie, Monica. Un'azienda naturalmente all'avanguardia come la tua, l'innovazione ha un ruolo fondamentale. Esatto, puoi dirlo forte. Con gli investimenti che abbiamo fatto all'agricoltura 4.0 ci permette di lavorare con più precisione e con bassi consumi. Ad esempio questo trattore che ha la seminatrice ha un'innovazione che si chiama Isobus, in cui ci trasmette tutti i dati del trattore e dell'attrezzo. Ci permette di saper dire quanti chilogrammi di grano ci vanno per ettaro e quanti ettari percorriamo in una giornata. E anche naturalmente meno inquinanti. Esatto, puoi dirlo forte. E allora andiamo ora ad assaggiare i prodotti della vostra terra. Che bella tavola imbandita di questa terra di Modena straordinaria. Beh, abbiamo rivisitato un classico tortello con un ripieno di prosciutto e melone. Poi abbiamo dei gamberetti con avocado e melone, ovviamente. E degli straccetti di maiale sempre con melone e rucola. Un'insalata di riso, sempre a base di melone, il nostro prodotto. Insomma, ho già l'acquolina in bocca. Poi naturalmente il parmigiano, il prosciutto, l'aceto balsamico di Modena, che è proprio un prodotto che noi amiamo in tutta Italia, e il lambrusco per un brindisi. Buon appetito a tutti e venite a visitare Modena. Evviva! Una famiglia coesa e affiatata, due generazioni che fanno squadra e lavorano per un comune obiettivo. Mi rimetto in marcia, vi aspetto però domenica prossima con una nuova storia di eccellenza agricola, qui a Evoluzione Terra.